Questa giornata inizia con l'apertura del calendario dell'Avvento. Anche quest'anno ho optato per un calendario a base di tè, visto che sono una grande appassionata. Di solito mentre faccio colazione mi soffermo molto a pensare, anche se il più delle volte cerco di mettermi al lavoro presto e di controllare quindi i vari social, i commenti, il canale. E poi mi metto a lavorare seriamente ai contenuti di Cibis The Way. Stamattina voglio prendermi però anche una pausa, continuando a leggere La Via del Bosco. Questa è una storia di lutto, funghi e rinascita. La mattinata è praticamente volata ed è già ora di preparare il pranzo. Oggi il menù prevede miglio e ceci. Mi occupo prima di sbollentare un po' i ceci e poi li salterò in padella. Come topping utilizzo la tahina, che dà molto gusto. Lo so, questo si intitola Vlog a casa, ma devo uscire a fare delle commissioni. Il disagio più grosso di questa casa è che non c'è uno specchio, quindi io tutte le volte esco sperando di essere a posto e in ordine. Di solito lo scopro in ascensore, è l'unico specchio che c'è.
Sono ancora qua, solita postazione, contro luce perché la finestra è qua. Perché dovrei continuare a fare del lavoro al PC. Sto preparando un lavoro che uscirà, spero, settimana prossima, massimo quella dopo. Ha a che fare con i gatti, quindi spero che vi possa piacere. Poi devo sistemare la newsletter, mi mancano un paio di cose. Oggi che esce la newsletter è infatti Mikulaš, una festa tipicamente ungherese, intanto gli occhiali non mi servono solo per lavorare al PC. Quindi volevo improntare la newsletter su questa festa, raccontarvi magari qualcosa di nuovo, di tipico. Ho rispolverato la mia playlist di contenuti sul Natale che troverete da oggi in poi in tutte le descrizioni dei video. Ci sono sia video che ho fatto negli anni passati, tipo ricette, dolci tipici. L'anno scorso, ad esempio, ho fatto il bagel, ma anche dei biscottini tipo al matcha natalizi. Ci sono dei video consigli sui regali. Ogni anno ne ho fatto almeno uno in cui consiglio non solo libri e fumetti, ma anche altre cose. Insomma, c'è veramente di tutto a tema Natale, anche dei tutorial per le decorazioni, quindi vi rimando alla playlist. Sto già anche parlando troppo in questo video per i miei gusti, perché l'idea mia era quella di realizzare un vlog silenzioso, rilassante come quelli di diversi canali che seguo di donne coreane per lo più, che in realtà loro non si mostrano nemmeno, fanno vedere tutto al massimo fino a qua, non si mostrano mai in viso, spesso non parlano nemmeno in sottofondo, ma mi piacciono un sacco perché sono veramente dei video quotidiani in cui semplicemente loro che so fanno appunto le faccende in casa, lavorano al computer, puliscono casa. Mi fermo qua perché la luce sta diventando un po' troppo strana in questa clip, quindi continuo un po' a lavorare e poi pausa merenda. Ho una macchinetta Nespresso, ma cerco di non acquistare capsule. Ho infatti queste capsule riutilizzabili che riempio semplicemente col caffè che mi macino a casa. In questo modo posso sempre scegliere la mia miscela preferita. Visto che mi è avanzato del tacchino, ho intenzione di fare dei gyoza ripieni di tacchino. L'impasto non lo lavoro subito a mano perché l'acqua che ho utilizzato era bollente. Il tacchino lo condisco semplicemente con mirin e salsa di soia. Diciamo che forse non è stata la migliore delle idee,
fare i ravioli perché qua non ho un piano di lavoro e non ho nemmeno il mattarello, quindi devo cercare di assottigliare la pasta il più possibile soltanto con le mani e non è facile, quindi verranno tutti diversi e forse anche un po' bruttini. Come contorno ho deciso di farmi un po' di spinaci al forno, è uno dei miei snack preferiti. Piccola parentesi, non vi ho fatto vedere tutto quello che ho mangiato oggi, quindi non preoccupatevi se le porzioni vi sembrano poco abbondanti. Degli spinaci, infatti, ho fatto poi il bis. In una ciotola mescolo gli spinaci con un po' di sale, olio e paprika piccante. Poi li inforno per pochi minuti a 200 gradi. In questo modo vengono croccanti proprio come delle chips. Eccomi al lavoro sui primi pensierini per Mikuláš. Direi di salutarci qui, visto che dopo che avrò editato questo video che state guardando, andrò un po' avanti a leggere e poi a dormire. Nulla di interessante. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se vi piace come tipologia di vlog, io la trovo molto rilassante e mi piacerebbe fare altri video del genere in futuro, quindi fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!